Il Futsal Brindisi torna a vincere in casa dopo molto tempo. Termina 4-2 contro il Pellegrino Sport Altamura. Al decimo bomba di Tomassini e gol dell'1-0. Al dodicesimo occasione per Mitache, pallone fuori. Al sedicesimo tentativo di Spagnolo, sfera che termina a lato. Al diciannovesimo clamoroso pareggio dell'Altamura con Arruano su disattenzione difensiva del Brindisi. 1-1. Al ventitreesimo triplice occasione per il Brindisi, sciupata malamente. Nel secondo tempo la formazione biancazzurra continua a trionfare. Al sesto gol di Romano per il raddoppio locale. Al tredicesimo Cava triplica 3-1. Al quattordicesimo palo di Mataki per l'Altamura. Al quindicesimo grande giocata e gran gol a cura di Spagnolo, 4-1 Brindisi. Al ventesimo però l'Altamura risponde con la rete a cura di Giordano, 4-2. Al ventiquattresimo doppio salvataggio miracoloso a cura di Mandorino su Santa Croce. Al ventisettesimo nuova prodezza dell'estremo brindisino, questa volta su Giordano. Il Brindisi non demorde e tiene duro fino alla fine, battendo il fanalino di coda Altamura per 4-2. Servirà comunque mantenere il cinismo sotto porta e manifestare grande continuità in queste ultime 5 gare per poter puntare alla salvezza diretta. Qui con mister Cosimo Di Serio del Futsal Brindisi. Allora mister, una partita importante, uno scontro diretto vinto dalla sua squadra per 4-2 contro il Pellegrino Sport Altamura. Sì, chiamiamolo scontro diretto, logicamente la classifica parla di questo. Il risultato è stato meritato, lo cercavamo da metà novembre, nonostante comunque pure oggi abbiamo evidenziato delle lacune in alcuni frangenti, specialmente nel primo tempo. Però oggi hanno avuto una lucidità tale da avere quella calma giusta e, nonostante il pareggio, di portare a termine la partita. La sua squadra torna a vincere dopo tantissimo tempo in casa, quali sono i commenti? I commenti sono che, come ho detto prima, la volta scorsa noi in casa abbiamo forse dilapidato 4-5 vittorie nel secondo tempo. Ripeto, oggi abbiamo avuto una lucidità specialmente nel possesso della palla, in modo da non dare ripartenze, transizioni al Pellegrino, dove potrebbero appunto farci male e perdere per l'ennesima volta quella tranquillità tale da portare il risultato a termine. Evidenziare sicuramente un super Mandorino in porta nella seconda parte di gara. Sì, Mandorino ci ha messo del suo quando l'Altamura ha cercato di recuperare il risultato col gioco del portiere. Non ci siamo trovati a difendere come solitamente facciamo. Abbiamo dato possibilità ad Altamura di crearci il 4-2, due situazioni dove Mandorino è stato super e questo ci ha portato a vincere la partita. Mister, un'ultima domanda, sicuramente l'aspetto della squadra su cui bisognerà migliorare è proprio questo, la continuità all'interno della gara, ovviamente, la continuità di gioco. Sì, guarda, stare in questi momenti, almeno per queste ultime partite intendo. Sì, noi dobbiamo trovare quella lucidità per affrontare queste ultime 5 partite e cercare di trarre il massimo per salvarci. Loro durante la settimana si allenano alla grande, mi danno soddisfazione pure vederli allenare e pensare dove ci troviamo in classifica. I problemi ci sono, se ci troviamo in questa situazione i problemi ci sono, però piano piano vedo che comunque forse prendono coscienza pure del fatto che il campionato volge al termine, le partite sono sempre meno, la situazione perdendo incomincia ad essere veramente quasi irreparabile, forse questo li sta responsabilizzando a cercare di ottenere il massimo. Niente, noi abbiamo vinto finalmente la partita oggi in casa dopo tanto tempo, sperando che questo ci dia quell'input necessario per affrontare le prossime due partite in casa e vincerle e cercare di andare a fare un ennesimo colpo in trasferta e potrebbe a quel punto darci quella matematica salvezza che tutti auspichiamo da inizio campionato.
Si punta ovviamente alla salvezza diretta, mister, ma nel caso non fosse possibile, comunque il 13° posto per giocare lo scontro play-out in casa sarebbe eventualmente l'ideale, considerando anche che purtroppo da quest'anno, se dovessero retrocedere due pugliesi dal girone della Serie B, potrebbe anche retrocedere la vincente dello scontro play-out. Guarda, Samuele, noi daremo il massimo, daremo tutto per poterci salvare direttamente e abbiamo i mezzi per farlo. Se ci toccherà fare i play-out, faremo i play-out tranquillamente. Per logica, noi in trasferta giochiamo meglio, dunque forse preferirei farli in trasferta i play-out, però a parte gli scherzi, non sto qui a scegliere, non posso scegliere assolutamente di fare play-out. Noi abbiamo i mezzi, la classifica adesso di poter puntare al massimo, cioè la salvezza diretta, dipende tutto da noi, non dobbiamo aspettare nessun risultato e nient'altro, questo lo dobbiamo capitalizzare nella testa e cercare di dare ancora qualcosa in più per poter vincere quante più partite possibili. Va bene.